Buongiorno a tutti, oggi è sabato 29 luglio. Nel video precedente vi ho fatto vedere dove siamo. Allora, ci troviamo al Gabiet. Vediamo se riesco a farvi vedere. Qua dovrebbe esserci il lago Gabiet e gli impianti di risalita. Allora, noi oggi faremo Passo Zube e poi scenderemo ad Alagna per poi prendere gli impianti per rientrare. Allora, noi siamo partiti da Staffal, quindi Gressonay la Trinité, abbiamo fatto il sentiero, non abbiamo preso gli impianti, ma se volete fare questa escursione e accorciare un po' il dislivello, basta che arrivate qua con gli impianti e vi togliete 500 metri. E noi adesso niente, proseguiamo, siamo un bel gruppo anche oggi, siamo in 9, una ragazza nuova che ci porta a fare questo giro perché non è tanto nella nostra zona, lei invece è di qua e quindi per adesso la giornata splendida, dovrebbe un po' annuvolarsi nel pomeriggio, ma insomma, speriamo di essere già nella fase di rientro. Quindi niente, ci aggiorniamo dopo e vi farò vedere le immagini di questa escursione di oggi. Ciao ciao! Ed ecco che siamo arrivate a Passo Zube. Vi faccio vedere anche qua. Madonna della famiglia. Fa freddissimo. Quindi adesso niente, mi copro e poi vi faccio poi vedere dopo il panorama da qua. Stiamo passando adesso a Pian Misura, vedete qua le casette, i ruderi che ci sono. Allora, abbiamo fatto adesso 1000 metri di dislivello insomma, in discesa. E qua ci sono anche vediamo se riesco a farvi vedere, la gallinella e dietro di me le mucchine. E abbiamo ancora, adesso il cartello ci dava ancora 1 ora e 10 per arrivare ad Alagna. Come dislivello abbiamo ancora da fare, mi sembra, sui 600 metri. Quindi adesso proseguiamo la nostra escursione verso Alagna. Prima passeremo da due villaggi valser che poi vi mostrerò. Intanto sta cominciando a gocciolare. Non è un buon segno, però vabbè, andiamo avanti. Ed eccoci a Scarpia. Guardate la bellezza di questo villaggio. Piove e quindi vabbè, in teoria tra un'oretta dovremmo essere ad Alagna, quindi insomma, anche se piove per un'oretta, guardate che bellezza. Guardate. Meraviglia. Abbiamo appena mangiato qua qualcosina. E adesso andiamo a berci il caffettino ad Alagna e poi prenderemo gli impianti per tornare indietro. Tutto bello verde, il tempo purtroppo
si è rovinato un po' in anticipo rispetto alle previsioni. Comunque, insomma, va bene, non, insomma, sta piovigginando, non è diluvio. Qua mi giro così vi faccio vedere il villaggio. Katia che arriva e Tiziana dietro. Ciao! Scendendo incontriamo un altro bellissimo villaggio. Certo, col tempo così magari rende poco perché il cielo è tutto coperto, però guardate che caratteristico che è, con questa fontana. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice il cartello. Che bellezza! Allora, qua andiamo subito a leggere antico sentiero delle mucche. Ecco qua. Guardate che belle costruzioni. Molto, 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 molto caratteristico. Molto bello. Devo farvi vedere anche questo posto davvero particolare. Vedo una fontana, quindi siamo a Otro. 1664. Cioè, guardate che meraviglia. Chiesettina. Eccola. E qua, guardate. No, vabbè. Che possiamo dire? Che possiamo dire? In questa fontana, guardate che bellezza. Proprio davvero davvero un bel posto. E finalmente siamo arrivate ad Alagna. Mi giro così qua le ragazze, la chiesa là dietro. Tra l'altro è bellissimo, è proprio un bel posto. Ci sono delle casette meravigliose. Quindi adesso ci stiamo dirigendo verso gli impianti e prenderemo appunto gli impianti per tornare indietro, perché comunque è una bella escursione. Adesso poi scaricherò i dati e vi faccio poi sapere, però insomma è abbastanza lunga, più che altro tanto dislivello in discesa. Quindi boh, adesso noi facciamo le signore, ce ne andiamo su, ce ne torniamo indietro con gli impianti e quindi a dopo per gli aggiornamenti. Eccomi di nuovo in macchina. Anche oggi ci siamo dimenticate di fare il video finale, più che altro abbiamo fatto un po' tardi, quindi alla fine mi è venuto in mente adesso, i dati li avevo comunque scaricati. Ho lasciato alcune ragazze già le loro macchine, quindi noi appunto eravamo in 9 oggi, quindi un altro bel gruppo. E abbiamo fatto appunto questa escursione zona Gressonei. Allora, i dati sono questi. Abbiamo come dislivello 1172, se non erro, mentre invece il dislivello di discesa è quello più importante, diciamo, di questa escursione di oggi, perché mi sembra che sia tra i 1600 e i 1700, perché dal Passo Zube arrivare ad Alagna la discesa è parecchio lunga. Come chilometri sono quasi 17. Poi, come vi ho detto prima, per il rientro, quindi ad Alagna, abbiamo preso gli impianti e quindi siamo poi arrivati a Staffal, dove avevamo lasciato la macchina. È veramente una bellissima escursione. La discesa in questo vallone di Otro fino ad arrivare a Alagna è meravigliosa, quindi è un'escursione straconsigliata. Un po' più difficoltoso arrivare a Passo Zube, perché il sentiero, insomma, si vede non si vede,
vede all'inizio, comunque poi ci sono gli ometti, comunque poi ci sono i segnali gialli, è molto bello. Peccato, faceva abbastanza freschino, la giornata non era granché, quindi lassù si è state poco perché appunto non si poteva stare oltre, abbiamo fatto due foto, il video e basta. Quindi niente, escursione anche questa straconsigliata. Naturalmente iscrivetevi al canale, scriveteci una mail se volete venire con noi. Vi saluto io e alla prossima escursione. Ciao!